L'appoggio ad Alfio Marchini non è così recente, è un appoggio sentito, consapevole. È stata una bella sparigliata del presidente Berlusconi e questa è una cosa molto importante. Io lo definisco un secondo Predellino, dopo quello di Milano, questo di Roma. Per me è un orgoglio essere capolista di Forza Italia in onore del nostro candidato sindaco che è Alfio Marchini. Vedi come sto? Sono così. Comunista è un parolone, guardi, io non dovrei più parlare con nessuno. E io quello che volevo dire è che mi fa un po' impressione che ad esempio il candidato che non sta con noi, che è anche segretario di un partito e che era nella coalizione, non faccia un passo indietro e non si sia ritirata favorendo la sinistra. Perché? Perché un conto è essere un candidato qualsiasi, diciamo, un altro conto è essere un segretario di partito dove sai bene che le alleanze valgono dappertutto, senza di noi non vince da nessuna parte. Quindi purtroppo questo, la sua scelta favorisce la sinistra, però ognuno si assume le proprie responsabilità. Andiamo avanti con il nostro candidato Alfio Marchini, con un bel programma di innovazione sociale, il resto verrà. Lei è candidato, mi sa, tanti assessori di Roma Capitale, ha qualche problema?